Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Stasera video veloce, la voce è ancora così così, sto tossendo come se avessi la tisi. E oggi, anzi stasera, anzi stanotte, okay. Come al solito è tardissimo, vi porto sul canale un unboxing di un nuovo modem che ho comprato, perché fra poco cambio linea telefonica e poi faremo una puntata speciale sui gestori telefonici che, senza fare nomi, ne ho da dire per tutti. E apriamo un pochino, sbagliamo e vediamo cosa c'è qui dentro. Ho fatto un po' di giri su internet per capire che cosa fosse il meglio per la nuova linea che prenderò, e alla fine la scelta per rapporto qualità che prezzo è ricaduta qua sul Fritzbox 7530, 99 euro, in conto, un modem router stabile, mi pare anche molto buono, che soprattutto ha il protocollo 35B, perché ho appena sottoscritto un abbonamento con una nota società di telecomunicazioni italiana che supporta per la DSL a 200 megabit il protocollo 35B, e lui lo supporta. Dovrebbe andare più veloce, dovrebbe essere più stabile, ne parlano molto bene, adesso lo unboxiamo e vediamo cosa c'è in confezione. Per la prova poi più dettagliata faremo uno special più avanti appena mi attivano la linea nuova. Vediamo! Allora, eccoci pronti per l'unboxing, vi faccio vedere la confezione. Come al solito io non ho unghie e quindi devo arrangiarmi con mezzi di fortuna, sfasciando sempre tutte le scatole che mi capitano a tiro. Forse questo riusciamo a disintegrarlo, diciamo un po', sì, sarà fatta. Allora, scotch di sicurezza. Qua, sigillo andato. Allora, dunque. Di pubblicità che non guasta mai, una guida veloce, vediamo se c'è anche in italiano. Sì, c'è anche in italiano, tutte le spiegazioni, e poi il Fritz leggero, plasticosissimo. Adesso andiamo ad aprirlo, ma vi assicuro che molto 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 leggero, spellicolamento del Fritz è sempre una bella cosa. Queste plastichine azzurre sono ancora più goduriose delle plastichine normali, perché secondo me questo ci permetterà di vedere proprio l'oggetto nella sua forma, nel cambiamento di colore. Allora, Fritzbox password, tanto poi la cambiamo. Allora, power on, VLAN, phone per la fonia, connessione WPS e informazioni. Ma cosa, niente. Qua abbiamo una porta phone per la fonia, appunto, telefono, DSL e 4 LAN power e una USB. Questa USB è molto importante perché permette di fare una WAN, cioè permette di agganciare una chiavetta piuttosto che un hard disk esterno che viene letto da tutta la rete collegata al Fritzbox stesso. Poi in confezione abbiamo un cavo di rete un po' cheap, devo dire la verità, fine, va bene. E poi un'alimentazione, un altro cavo di rete, questo è un cavo piatto tipo LAN, e presa italiana, o meglio europea, con attacco. Basta, non c'è più niente, finito, vabbè, poca roba. Lo configurerò ben presto, adesso proverò col provider attuale a vedere se già con questo va un po' più svelto, dopodiché con il provider nuovo, che appunto lo vende addirittura in bundle nella sua versione più nuova, questo qua 7530, c'è anche 7590, cercheremo di capire se ne vale veramente la pena. Le recensioni che ho letto sono entusiastiche, la scheda pare che sia buona, l'aspetto, vi dico la verità, è un po' cheap, però vabbè, ne parlano tutti strabene, sarà buono. In piedi non può stare, bisogna lasciarlo per forza così. Bella lì. Ragazzi, anche questa sera questo breve flash video è finito, vi ringrazio. Io e l'amico Fritz qua vi salutiamo e vi ringraziamo per assistito al video, e se vi va iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere notifiche su nuovi contenuti. E se vi lasciate un bel like io sono anche contento. Appena l'avrò provato poi risponderò a eventuali domande che mi vorrete fare su questo modem che
sembra avere un rapporto qualità-prezzo pazzesco, non è costato tanto, 99 euro non è pochissimo, però insomma, rispetto ai 280 del Fritz, 75-90, direi che più o meno fa le stesse cose. Vediamo, adesso lo proviamo, vediamo come va. Ciao ciao!